Salve a tutti, amici amanti dei bei libri e delle chiacchierate semiserie. Il mio ospite del giorno è lo scrittore Remo Bassini. Ciao Remo, ti ringrazio per aver accettato il mio invito a conversare con me. Benvenuto. Grazie, sono io che ringrazio te perché ogni giorno escono 170 libri e quindi bisogna fare in modo tutti i famosi, non famosi, quelli pochissimo famosi, di parlare del proprio libro, perché il mondo editoriale è così, è ingolfato. E Ne quindi sono è un favore che fai al mio libro, ecco. felice. Remo, ti andrebbe di parlarci un po' di te? Chi sei? Raccontaci qualcosa di interessante. Ma io adesso vivo di scrittura, sono tanti anni che vivo di scrittura, soprattutto grazie al giornalismo. Ho diretto il giornale di Vercelli per 9 anni, ho pubblicato con La donna di Picche 12, già 12 libri, però sono, diciamo che sono orgoglioso di un passato dove ho fatto tante cose. Io dopo le scuole, dopo la maturità, decisi di andare a lavorare in fabbrica, quindi ho lavorato per 7 anni in fabbrica. Mentre ero in fabbrica ho ripreso a studiare, mi sono iscritto a lettere e penso che l'anno che non dimenticherò è il 1982, perché tutte le mattine io andavo all'Università Torino. Tutti i pomeriggi lavoravo in fabbrica e al mattino mi sentivo molto operaio mentre ero in università, e in fabbrica mi sentivo molto studente universitario. Da allora ho cominciato a dormire poco, a imparare a dormire 4 ore per notte. Io mi ricordo che dopo un anno, 1983, avevo dato 3 esami, 28, 30, 30. Per me era una grandissima soddisfazione. Quando mi dicono se le mie grandi soddisfazioni nella vita sono state aver pubblicato dei libri, aver avuto qualche po' di riconoscimento, oppure aver ottenuto la direzione del bisettimanale La Sesia, che è il giornale storico di Vercelli, io dico che la mia più grande soddisfazione è stata la laurea, perché l'ho veramente, veramente sudata, rubando. Per mesi e mesi io non facevo altro che vivere in casa, quindi dimenticandomi della primavera, dimenticandomi dei giornali, dimenticandomi di tutto. E diciamo che mi ha insegnato anche un po', perché quando scrivo io adesso quella modalità di allora la riprendo ancora per mano e non faccio altro che, non dico non faccio altro che scrivere, però questo lo dico anche nei corsi di scrittura. È bello scrivere perché quando fai la coda in posti brutti come l'ospedale, in posti meno brutti come ad esempio alle poste, tu pensi alla storia che stai scrivendo. Pensi alla storia che stai scrivendo e quindi sei come così anestetizzato, vivi in un'altra dimensione, e quindi diciamo che questo è un fattore che ti aiuta anche a vivere meglio, e poi della scrittura non ne puoi fare a meno. Remo, io un paio di giorni fa ho ricevuto il tuo romanzo, La donna di Picche. Ho iniziato a leggerlo, non sono ancora riuscita a completarlo, però sono rimasta molto colpita da un passaggio che mi piacerebbe leggere ad alta voce per chi ci sta ascoltando. Un passaggio che mi ha colpito molto. A proposito di Vercelli, è una città che profuma di storia e arte, ma il punto forte di Vercelli è la sua posizione geografica. La storia si respira camminando per le vie. La geografia, invece, è un dato di fatto. Vercelli è una città che sta al centro. È a un'ora da Milano e a un'ora da Torino. In un'ora e mezza si arriva al Lago d'Orta oppure in Liguria e in meno di 2 ore si arriva ad Alagna, ai piedi del Monte Rosa. Come vede, è al centro di un bel pezzo di mondo. Tu parli in maniera lusinghiera di Vercelli ed è più o meno la stessa cosa che io penso della città in cui vivo, che è Biella, che si trova poco distante. Che cosa ti ha spinto a scegliere Vercelli come luogo d'elezione per il tuo commissario? Ma
Questo è il mio 12° libro e Vercelli era già comparsa, però è la prima volta in cui io faccio un omaggio a Vercelli, anche se poi leggendo troverai pagine belle, per esempio sulla Pro Vercelli, sulla mitica Pro Vercelli, e pagine anche meno belle, perché la Pro Vercelli, la Vercelli vuol dire anche una città prevalentemente agricola. Le grandi famiglie, la massoneria, e quindi ci sono anche gli aspetti che non sono prettamente positivi. È successo questo. Io ho spessi, molti miei libri li ho ambientati. Io sono, non, sono cresciuto a Vercelli, ma sono nato a Cortona in provincia di Arezzo. E quindi ho dato spunto spesse volte alla Toscana perché era la mia estate, finivo la scuola e io quando potevo andavo dai nonni, quando la mia testa comunque era lì. A Vercelli ci sono nati i miei figli, il mio ultimo ha soltanto 9 anni e io questo libro l'ho scritto mentalmente andando in giro per il cane, portando in giro il cane, ecco. E quindi le righe che tu hai appena letto. Quando io parlo bene di Vercelli, quando io devo descrivere Vercelli, ecco, do questa descrizione. Per esempio, il connotato geografico è fantastico perché io amo moltissimo Roma, ma Roma per andare da una parte all'altra c'è da spararsi perché appunto impieghi anche mezza giornata. A Vercelli, un'ora e mezza sei al mare, un'ora e mezza sei alla Dalagna. E ecco, quindi ti permette in pochissimo tempo di vedere panorami completamente diversi. E mi è venuto facile spostare il mio commissario dalla vita, che nel primo libro, nel libro in cui è nato come protagonista, La Notte del Santo, l'avevo ambientato a Torino perché è la città dove ho fatto l'università. Mi è venuto facile perché ho praticamente descritto i luoghi del delitto, le zone, lo svolgimento di questo libro sono le case, le vie che sono nel centro storico, che sono proprio vicino a casa mia, appunto dove io ogni mattina e ogni sera porto in giro il cane. E cosa ti ispira maggiormente quando scrivi? Beh, posso raccontare un aneddoto e lo racconto volentieri a tutti perché credo che possa essere utile. Io volevo fare uno scrittore da quando avevo 9-10 anni, ma a un certo punto della mia vita mi ero reso perché tutto quello che leggevo non mi piaceva. Lo leggevo, lo rileggevo e lo buttavo via. Finché una sera succede una cosa che si ripete ancora adesso perché ho la guancia gonfia, ho mal di denti. E io tutte le sere esco. Io tutte le sere ho bisogno di respirare l'aria dei viali, oppure sono un frequentatore nascosto di bar, nel senso me ne sto in un angolino, prendo un caffè e ascolto. Quella sera avevo veramente avevo mal di denti e mi dissi a me stesso che volevo riprovare a scrivere, ma volevo provare a scrivere su un block notes, anche perché stavo cominciando a scrivere sul computer, stavo perdendo la manualità della scrittura. E dissi: va bene, tanto lo so già che scriverò la solita storia che poi rileggerò e butterò via. Se non che mi siedo sulla sdraia, mi ricordo proprio, mi siedo sulla sdraia, apro il block notes, uno di quei block notes grandi, formati a 4, e inizio con la penna biro. Ma prima di scrivere scatta una cosa che non era mai scattata nella mia testa. Dico a me stesso, una voce dice a me stesso, raccontami una storia. Cioè ero stufo di mettere dentro nella scrittura cose che già sapevo, storie che già avevo ascoltato, oppure parti della mia vita. Volevo scrivere, ma nello stesso tempo leggere, stupirmi. E così nacque il mio primo libro, che adesso che
Fra qualche mese verrà ristampato da una piccola casa editrice siciliana. Alcuni mesi dopo, io quella sera scrissi, alcuni mesi dopo io ho ripreso in mano il block notes e dissi, ho scritto la solita cosa e la getterò via. Invece lessi qualcosa che non mi sembrava scritto da me, qualcosa che per la prima volta, dopo tanti e tanti tentativi, non finì distrutto, ma lo continuai. Anni dopo, per puro caso, non per puro caso, ma anche perché è una cosa che faccio adesso, il grande scrittore Pontigia, Giuseppe Pontigia, nei suoi corsi, diceva che il talento, quando si cerca una scrittura talentuosa, bisogna fare in modo di scrivere cercando di sorprendersi, raccontandosi qualcosa. Ecco, io credo che l'ispirazione sia vera la frase di Joyce, ma anche di Tondelli, che le migliori idee vengono scrivendo. Poi naturalmente è chiaro che la vita possa offrire tanti spunti. Tu sei uno scrittore, un giornalista, un blogger e gestisci anche dei corsi di scrittura. Qual è la cosa che ti dà maggiore soddisfazione? Ma allora, i corsi di scrittura nacquero per caso perché una quindicina d'anni fa mi chiesero di fare dei corsi di scrittura in carcere. Ne ho fatti, ne faccio. Cerco sempre di non chiedere soldi, oppure al limite dei rimborsi spese. Non faccio altro che insegnare quello che ho imparato. Blogger lo sono perché per due motivi. Il primo motivo è perché se sei anche un blogger un po' riesci a fare pubblicità ai tuoi libri, e poi se sei un blogger fai una cosa che dovresti sempre fare se sei uno scrittore, se vuoi fare lo scrittore. Se vuoi fare lo scrittore dovresti leggere sempre e scrivere sempre, almeno un po'. Ogni giorno, non soltanto la domenica, ecco, avere la testa nella scrittura. No, la cosa irrinunciabile per me è la scrittura, perché quando pubblichi un libro, il primo libro, il secondo libro, ti arriva in mano e tu sei felice perché tocchi finalmente qualcosa, dici c'è scritto il mio nome, e poi lo metti da una parte e ce ne sono due, tre, quattro, adesso sono arrivato 12 più le antologie, ecco. Ma in realtà, oppure c'è quella cosa che Kipling definisce in modo con un aggettivo molto, molto brutto, che si chiama successo. Puoi ottenere dei riconoscimenti, ma col passare degli anni il ricordo che lascia la scrittura non è di questi momenti o dei riconoscimenti che uno ottiene, ma il ricordo che lascia la scrittura è proprio l'atto della scrittura, passare delle notti, ecco, scrivere un po' come pregare. Scrivere un po' come fare meditazione, scrivere un po' come stare con se stessi, scrivere un po' come parlare a qualcuno, perché si scrive nei momenti di maggiore sofferenza. C'era Valéry che diceva una frase molto forte, diceva che gli ottimisti non scrivono bene, perché effettivamente noi sappiamo che la vita, gli spunti più grandi della vita li dà la sofferenza, un mancato amore, per esempio, o un grande innamoramento. Questo qui è un grandissimo dibattito, però se noi togliessimo dalla letteratura tutti gli scrittori gay o tutti gli scrittori epilettici, rimarrebbe ben poco. E quindi, però ecco, non è per forza, qui vorrei chiarire una cosa, uno non deve per forza aver sofferto, si tratta di avere la sensibilità.
Io credo che un bambino, una persona può anche non aver assolutamente sofferto, però se ha la sensibilità di cogliere la sofferenza degli altri, oppure alcuni aspetti degli altri, può ambire a scrivere. Ecco. Chi volesse frequentare uno dei tuoi corsi di scrittura, dove può farlo, a Vercelli? Io mi muovo anche. A Bologna, per esempio, l'ho fatto per 2 volte, hanno organizzato dei corsi, abbiamo fatto del full immersion di 1 giorno e mezzo, un sabato dal mattino fino a... C'erano, mi ricordo proprio che erano 30 persone, 28 donne e 2 uomini. Abbiamo fatto sabato e domenica, 2 giorni. A Vercelli li faccio all'interno, quest'anno ne faccio, ne sto facendo uno in un quartiere adesso, ne farò un altro che partirà a giorni all'Università Popolare, ma sono disposto anche a muovermi se non è lontanissimo, se non è scomodo, se posso farlo con il mio lavoro e con i miei impegni. Ecco, quindi, e soprattutto non lo faccio per arricchirmi, posso benissimo farlo gratuitamente e spesse volte l'ho fatto gratuitamente perché penso che sia giusto così, ecco. E uno scrittore, come dicevi tu prima, deve anche leggere molto. Com'è nato il tuo amore per la lettura? Beh, ti do prima preferisco rispondere al fatto a leggere molto. Va bene leggere molto, però forse uno scrittore nel momento stesso in cui inizia a capire che che può diventare uno scrittore, è importante come legge. Perché si può anche prendere un libro e ecco, una cosa che possono fare, un consiglio che posso dare a tutti. Le parti più belle. Adesso si fa il copia e incolla, ecco, di quello che si trova, però le parti più belle andrebbero ricopiate. Andrebbero ricopiate. Alcune pagine andrebbero lette con estrema attenzione. Per esempio, io amo moltissimo Fenoglio, ma Calvino non mi appassiona. Però la scrittura di Calvino è divina. Anche se Calvino non mi piace, io so che prendere una pagina o 2 pagine di Calvino, leggerle. Calvino è un grandissimo dosatore di aggettivi e di avverbi, e quindi mi insegna. Quindi ecco, adesso quando leggo succede che a volte leggendo da scrittore perdo un pochettino la voglia che hai di andare in fondo quando sei semplicemente un lettore. La mia voglia di leggere invece è nata facendo le elementari, non avendo la televisione perché i miei erano poveri, quindi Salgari soprattutto. Io non so quante volte avrò letto I Pirati della Malesia perché era il primo libro che mi hanno dato, facevo terza o quarta, continuavo a rileggere quello, ma va bene anche leggere i fumetti, va bene anche leggere i giornali. L'importante, ecco, torno a un discorso sulla lettura. Quando si scrive è importante usare il termine adatto, usare la frase giusta, perché la frase, noi la sfida che possiamo fare con i libri è quella di prendere un libro di un grande scrittore, Manzoni, La sciagurata rispose, e cercare di sostituirla. Non si può, è bellissimo, La sciagurata rispose è così. Quando troviamo invece un libro debole, noi stessi con la nostra testa possiamo vedere che no, io forse potrei scrivere così. Ecco, noi dobbiamo scegliere libri di buona qualità, di buona scrittura, perché la buona scrittura poi dopo ci aiuta e ci dà un ventaglio maggiore di scelte, ci arricchisce. E libri che non sono buoni, che non hanno una buona scrittura, ci impoveriscono. Ecco. Uno scrittore per forza di cose
Può essere semplice, perché per me è importantissimo essere semplice e farsi capire, e farsi capire da tutti. Però uno scrittore ha il dovere di avere un vocabolario molto esteso, e poi naturalmente deve evitare di scrivere tutto quello che gli passa per la testa, oppure deve evitare di stupire con effetti speciali. Ecco, io credo che il migliore scrittore sia quello che si faccia capire sia da chi ha due lauree, ma anche da chi ha fatto soltanto la quinta elementare. Però l'importante è scegliere il termine giusto, e quindi questo te lo dà soltanto leggendo della buona letteratura. Remo, c'è un libro che ti ha arricchito particolarmente e invece uno che ti ha impoverito? Libri che mi hanno arricchito, penso ce ne siano tanti. E, impoverito è semplice, faccio una cosa che una volta non facevo, però da un po' di tempo lo faccio. Io quest'anno avrò preso almeno 10-15 libri e mi sono fermato al secondo e al terzo capitolo. Libri che mi hanno arricchito tanto sono Steinbeck, l'ho letto quando avevo 17 anni, L'inverno del nostro scontento, ma anche degli scrittori italiani, per esempio Pratolini. Pratolini, Il quartiere di Pratolini l'ho riletto 2 o 3 volte. Poi ci sono i giallisti che mi piacciono molto, Chandler, Izzo, che non è un giallista, scrittori che vorrei leggere più volte. Ah, c'è un giallista italiano che per me è poco conosciuto, perché tutti quanti parlano di Scerbanenko, ed è Renato Olivieri. Mondadori l'ha ristampato, ha scritto degli ottimi gialli, sono tutti ambientati a Milano, che è una città che io conosco poco, perché conosco gravitato maggiormente a Torino, e sono scritti, ecco, sono eleganti, ha un modo di scrivere semplice ma elegante, e quindi è uno scrittore che io consiglio a tutti quelli che non lo conoscono. Fu famoso soltanto perché un suo giallo divenne un film interpretato da Tognazzi. Di scrittori che possano arricchire, ce ne sono sicuramente tanti, ce ne sono anche purtroppo di poco famosi. Ne cito uno che è stato dimenticato perché è morto da qualche anno. Era nato nel 1927 come mio papà, era un sacerdote, si chiamava Luisito Bianchi, fu pubblicato da Sironi, ed è, ho avuto la fortuna di conoscerlo, è un grandissimo scrittore, ha scritto un libro che si intitola La messa dell'uomo disarmato. Luisito Bianchi era un grande scrittore e un grande prete, l'unico prete che non ha mai voluto lo stipendio da prete del Vaticano, e non voleva durante le messe che ci fossero le offerte, perché diceva che Gesù Cristo non è morto in croce per uno stipendio. Ecco, aveva un era grande come uomo, era grande credo come prete per chi lo conosceva, ed è un grandissimo, ed è veramente un grande scrittore. Se qualcuno vuole segnarselo, Luisito Bianchi, La messa dell'uomo disarmato, è un capolavoro. Grazie, mi interessa molto, lo leggerò con piacere. Remo, il tuo protagonista si chiama Pietro Dalla Vita ed è un commissario. Com'è nata l'idea di dare vita a questo personaggio? Ma il Pietro Dalla Vita nasce nel primo libro che si intitola La notte del santo. Io sarò eternamente grato a Fanucci di avermelo pubblicato, perché sono un giallista, ma sono un giallista anomalo. Ho detto, ho pubblicato 12 libri, ma i primi due gialli sono questi con Pietro Dalla Vita.
A me interessa l'aspetto giallo, sì, mi interessa. Ho fatto il cronista, quindi mi interessa anche cosa, che cosa possa capitare attorno ad un delitto, ma mi interessa soprattutto la vita. Mi interessano le grandi passioni, i grandi dolori. Ecco, e allora che cosa è successo? Perché sono grato a Fanucci? Perché le case editrici a cui proponevo questo giallo mi proponevano di modificarlo. Perché? Perché era troppo poco giallo, perché parlavo troppo del protagonista. Io che cosa ho dato a questo protagonista? Chi è il miglior medico? Oppure il miglior psicologo, oppure è quello che ha anche sofferto. Allora, dalla vita è un personaggio imperfetto, ma vive di sofferenze, soprattutto per gli errori che ha commesso. Lui è stato maldestro, ha lasciato la moglie e quindi ha un senso di colpa nei confronti della moglie. Poi una nuova compagna ha sensi di colpa anche con questa nuova compagna. È un uomo che vive guidando di notte per Torino perché non sa dove andare, ascoltando le canzoni di Luigi Tenco. Una forte sensibilità nei confronti dei bambini, quando c'è un suicidio, perché lui in quanto depresso si sente come attratto da questi suicidi. Ecco, ho creato questo personaggio perché mi serviva un personaggio che sapesse leggere la realtà leggendo se stesso. Quindi quando lui vede grandi passioni e grandi dolori, usa se stesso, usa il suo vissuto per cercare di capirlo. E quindi questo l'ho fatto un po' con La Notte del Santo, ma l'ho fatto ancora di più con La Donna di Picche. Dietro dalla vita, come dicevi anche tu, guida tanto di notte ascoltando musica in sottofondo, anche Paolo Conte, che ho scoperto di recente che mi piace molto. Che rapporto hai tu con la musica quando crei? Ma mi è successo con un libro che ho pubblicato con la Newton Compton e che anche questo uscirà presto con una nuova casa editrice, La donna che parlava con i morti, dove la protagonista vive e allo stesso tempo è accompagnata da una colonna sonora. Io ho sempre avuto questo rapporto molto, molto forte, molto accentuato con la musica. E quindi credo che a volte mi è successo di dover canticchiare una canzone e poi ho detto: perché sto cantando questa canzone? Quella canzone sta rispecchiando il mio stato d'animo. Quindi può succedere. Faccio un esempio che non mi è capitato, però può succedere che uno si senta solo e sconsolato e che canti una vecchia canzone che cantava mia mamma e che dica solo me ne vo per la città. Ecco, credo che la musica possa aiutare e soprattutto anche la canzone d'autore a capire lo stato d'animo. C'è uno scrittore che ti ha ispirato particolarmente? Devo pensarci, penso di no. Penso di aver rubato alla vita, preso da tanti, di essere in debito con tanti, ma non solo con degli scrittori, anche un po' dalla scrittura e un po' dalla vita in genere. Scrittori che mi piacciono, ce ne sono veramente tanti. Però no, non credo, non c'è uno scrittore a cui mi rifaccio in modo particolare. Che rapporto hai con gli audiolibri? Ho provato ad ascoltarne ultimamente, ma devo dire, anche se io amo moltissimo la radio e la consiglio anche questo è un consiglio che do a chi vuole scrivere, perché nella radio, a differenza della televisione, dove c'è la mimica, dove ci sono le pause, nella radio c'è veramente un'attenzione per il parlato. Ecco, a me piacciono gli audiolibri delle opere teatrali.
Ecco, un grande scrittore, per me un grande maestro, adesso mi è venuto in mente, grazie alla domanda che mi hai fatto sugli audiolibri, non su quella prima, per me è Pirandello. Io debbo moltissimo a Pirandello. Ecco, risentire le opere di Pirandello come audiolibro mi piace moltissimo. Devo dire, ho risentito un mio romanzo come audiolibro, sì, mi ha fatto piacere perché è il mio romanzo, però non mi fanno impazzire, ecco. Anche se preferisco le opere teatrali e credo che ci sia libro e libro, perché ad esempio un libro con molti dialoghi, se chi lo legge lo legge bene, credo che sia un ottimo audiolibro. Anche un libro come I Promessi Sposi, che è molto descrittivo, potrebbe essere un gran bel audiolibro. Io non riesco a immaginare Dostoevskij o Tolstoi o l'Ulisse come audiolibri, ecco. Quindi, però questo è, non è un giudizio assolutamente, non da esperto, ma lo dico da fruitore, ecco, da uno che compra libri e che sull'audiolibri, sugli audiolibri pensa questo. Io ho comprato in passato, quando non c'erano ancora le chiavette, le cassette dove c'erano le opere di Pirandello recitate, le ascoltavo in macchina, quindi era un pochettino la stessa cosa. Cosa consiglia un genitore per spingere il proprio figlio a leggere di più? Ho un bambino di 9 anni. Quest'anno gli ho detto, leggiamo insieme Zanna Bianca. Ho visto che gli è piaciuto. Non mi ha più chiesto di leggere e io non lo voglio assolutamente forzare, perché se lo forzo poi dopo lo porto ad odiare la lettura. La lettura deve essere poi un'esigenza. Lui vede che io leggo, lui vede che io racconto storie, a lui piace inventare storie, però credo che i bambini debbano avere un loro percorso naturale. Mi è successo una cosa strana. 2 o 3 anni fa mi hanno chiesto di fare un corso in una scuola elementare, e lì ho rispolverato le mie conoscenze di rodarie, perché mi hanno detto le maestre che i bambini sono rovinati un pochettino da internet, dalle chat. Quindi già a 9-10 anni i bambini, quando possono, ci sono le loro applicazioni, i loro giochi, e quindi ora come ora internet, che è una grandissima risorsa, può essere anche un danno. Però ecco, ai bambini va dato il tempo, e io ti dico, ad esempio, a me riempie di felicità scoprire che negli Stati Uniti dicono che noi tra 10 anni saremo come sono negli Stati Uniti adesso. Negli Stati Uniti è tornato di nuovo il libro di carta. Mentre si pensava che sarebbe morto il libro di carta per gli ebook ristagnano, mentre invece il libro di carta è fortemente tornato. Io di questo ne sono contento, perché a me piace il libro come oggetto. Quali caratteristiche deve avere un libro per essere considerato bellissimo da te? Beh, io credo che quando un libro è molto bello, ti lascia qualcosa dentro. Ti lascia qualcosa dentro a distanza di tempo. Può essere anche soltanto una pagina, una scena, qualcosa, però lascia un segno. E credo anche che il lasciare un segno sia l'ambizione che debba avere ogni scrittore. Non vendere 100.000 copie, ma scrivere dei libri che lasciano dei segni. Chi volesse contattarti, Remo, dove può farlo? Posta elettronica bassini.remo@gmail.com, oppure il contrario, remo.bassini@gmail.com, oppure su Facebook o su Twitter. Potrebbe anche darsi che tardo un po', ma rispondo a tutti.
Mi piacerebbe lasciarti uno spazio bianco da riempire con un messaggio che ti sta particolarmente a cuore, da rivolgere a tutte le persone che hanno avuto la gentilezza di ascoltarci fino alla fine. No, io ringrazio semplicemente e dico che parlo molto di questo libro, La donna di picche, perché lo sento tra i 12 libri che ho scritto. La donna di picche, un altro libro, Il bastardo opposto, li sento particolarmente miei. Io faccio sempre fatica a fare presentazioni dei miei libri, perché quando uno presenta i propri libri, deve, cosa dice? Ho scritto qualcosa, comprate il mio prodotto, ecco, non è neanche bello. però questo libro che ha, lo leggerai e capirai che il finale è parecchio combattuto. Io ho passato 10 notti insonni per scriverlo. Io questo libro sono parecchio attaccato e quindi cerco di fare un minimo di passaparola, perché non tanto per me, ma perché questo libro viva, perché, e quindi ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Hai delle presentazioni in programma? Per adesso no, dovrei farne una, sì, ne ho una, ma in Toscana a fine mese, e penso una a Torino, poi si vedrà, ne farò ancora delle altre. Remo, ti ringrazio infinitamente, è stato un vero piacere conversare con te. Io ti ringrazio, grazie, grazie infinite, e ti ringrazio io e ti ringrazio la mia donna di picca. Grazie di cuore. Ringrazio anche tutte le persone che hanno avuto la gentilezza di ascoltarci fino alla fine. Arrivederci, ci vediamo presto con una nuova chiacchierata semiseria. Arrivederci, grazie Rosa.